24 agosto 2023, benvenuti a Magica Roma, il nuovo nome che ho dato al canale. Oggi mi è arrivata questa notizia da qualcuno di voi. Io non sapevo niente stamattina sul nome di quello che è l'acquisto che in un certo senso stavamo aspettando frementemente, ma nel senso che aspettavamo un attaccante anche piuttosto forte. Il nome di Sardar Azmoun ovviamente non scalda i cuori di nessuno, e io non vi nascondo che quando uno di voi mi ha mandato questo messaggio, io Azmoun, ma chi cazzo è Azmoun? Cioè, è un nome che mi diceva qualcosa, ma non mi ricordavo. Quindi, considerando che noi ci abbiamo giocato contro nell'ultima edizione di Europa League, nell'importante sfida contro il Bayer Leverkusen, cioè già il fatto che io non mi ricordavo chi fosse, cioè l'ho riconosciuto poi dalla faccia quando me lo sono andato a cercare, che ha una faccia che già stanno dicendo, così anche per cogliere l'aspetto comico di questa vicenda, perché c'è anche un aspetto comico, ha una faccia che ricorda vagamente Ricky Memphis giovane, e quindi già ho detto tutto. E cioè Azmoun, io il ricordo che ho con la partita col Bayer Leverkusen, è un giocatore che non toccò letteralmente palla, si mangiò un gol, ma fu fondamentalmente annullato da Smalling e dalla munitissima difesa della Roma di quel periodo. Si tratta di un iraniano, nazionale iraniano, che come nazionale iraniano gioca la Coppa d'Asia, quindi poi in nazionale ha anche 45 gol in 71 presenze, sì, ma con 45 gol segnati contro quali squadre? In Coppa d'Asia. Io mi ricordo che ha partecipato all'ultimo campionato del mondo 2022 in Qatar, mi ricordo che, se mi ricordo bene, entrava a dare un po' di respiro a Taremi, non mi vorrei sbagliare, ma chiaramente non è semplice giocare nella nazionale iraniana, questo che abbiamo tutti, ma anche in nazionale, insomma, non ho visto nulla di interessante. Un ragazzo figlio di un pallavolista, alto 1,86 m per 79 kg, nato il 1° gennaio del 1995 in un posto che si chiama Gondba de Cavus, non so, la più pallida idea di dove sia. Arriva quindi dal Bayer Leverkusen in prestito con opzione poi di riscatto a 12 milioni di euro, che mi sembra una follia per un giocatore del genere, anche se dovesse andare bene. Bah, 27 presenze nel Rubin Kazan con 5 soli gol, poi nel Rostov 63 gare, 20 gol. Attorno alla Rubin 40 presenze, 9 gol, quindi complessivamente con il Rubin di Kazan fa 67 presenze e 14 gol. Nello Zenit, che è una specie di Juventus russa, dove abbiamo avuto come allenatore anche Luciano Spalletti, attuale allenatore nazionale, che ha vinto 2 scudetti con lo Zenit San Pietroburgo. 79 gare, 52 gol nel campionato russo, che come sapete non è certo un campionato molto allenante. Bayer Leverkusen, 32 presenze complessive dal 2022 ad oggi, 5 gol. 5 gol mi risulta nell'ultima stagione, solo 4 gol e un assist mi risulta, solo 8 volte è partito titolare con il Bayer Leverkusen, con 15 poi ingressi dalla panchina. Bronzo in Coppa d'Asia nel 2019. Ragazzi, ma che gioco stiamo giocando qua? Ma io vorrei capire a che gioco stiamo giocando. Cioè, noi ci troviamo di fronte a una resa incondizionata, quasi anche disperata, da parte di un DS che pur di un DS ormai proprio che ha superato ampiamente ogni limite della nostra pazienza. Ragazzi, vi ricordo che, come dicevo in avvio, siamo al 24 agosto e stiamo a parlare
dei rinforzi in attacco, andiamo a prendere Admund al Bayer di Leverkusen, cioè, cosa che sinceramente devo tornare molto indietro nel tempo per trovare una roba del genere. E lui ha perso la testa e non ha avuto la capacità di concludere la trattativa con Zapata, perché sembra, rivela il Corriere dello Sport, che questa mattina l'Atalanta aveva accettato l'offerta di 10 milioni di euro per Zapata, ma nel frattempo Pinto era andato su Azmoun, quindi in pasticcio proprio con i fiocchi e contro fiocchi. L'Atalanta, lo dicevo ieri nel video, se ha preso Scamacca, cosa vuol dire? Che vuole, l'ha anche pagato 15 milioni se mi ricordo bene, che vuole aprire un nuovo ciclo dei suoi attaccanti con Scamacca, che è giovane, che è nello stile, no? Nello stile consueto della politica sportiva gestionale dell'Atalanta. Quindi quando la Roma è andata su Zapata, questi hanno detto, vabbè, Zapata ormai c'ha 32 anni, eccetera, mi ricordo bene c'era 32, se non saranno 32 saranno 33, eccetera eccetera, ha avuto gli infortuni, sai che c'è, vendiamo Zapata, però a sto punto cerchiamo di tirarci fuori il massimo, visto che siamo molto vicini il campionato è già iniziato, siamo vicini al limite del primo settembre, della chiusura del calciomercato, questi hanno assolutamente bisogno di un centravanti, quindi cerchiamo di ottenere il massimo, facciamo i preziosi, facciamo vedere che Gasperini questo giocatore lo vuole tenere, questo gioco è stato fatto, mi sembrava abbastanza semplice, no? Non mi sembrava difficile da capire, anche perché comunque non è che stiamo parlando di Ronaldo il fenomeno dei tempi d'oro, che Gasperini cioè per 8-10 milioni Zapata lo devi vendere a 32 anni, infortunato. Però questo Pinto evidentemente non lo capisce perché non è nella sua capacità di comprensione di come si sviluppa il calciomercato in Italia da sempre, che è sempre stato così, cioè dove c'è sempre stato un forzare la mano, un cercare di tirare la corda fino alla fine. Tiago Pinto non lo capisce, Tiago Pinto nella sua ingenua capoccia ha preso la cosa come questi non hanno bisogno anche di Zapata, quindi è inutile insistere, vado su un altro profilo eccetera. Invece è stato sbagliato anche questo, ma quello che è veramente sbagliato è adesso la scelta di Azmoun, che purtroppo adesso si va a prendere anche tutti i nostri improperi, ma alla fine è questo ragazzo che c'entra, la colpa è di chi l'ha preso. Tra l'altro è un iraniano, quindi questo arriva a Roma come un extraterrestre, cioè non sappiamo bene neanche se si ambienterà in una città del genere, se avrà problemi con la lingua, tante cose. Dovrà in pochi giorni adattarsi a probabilmente anche a un altro clima, a un'altra mentalità, insomma. Almeno gli avessero fatto fare la preparazione estiva con tutta calma, quindi è tutto sbagliato sotto tutti i punti di vista. Però ci tengo a dire questo, che io non voglio che Azmoun diventi un capro espiatorio di errori di altri, perché i tifosi della Roma hanno sempre sostenuto e sempre sosterranno tutti i giocatori che anche io critico, che molti di noi criticano, perché io critico spesso Cristante, critico spesso Pellegrini, critico Celic, però questi giocatori indossano la maglia della Roma. Ho criticato in passato molto anche Cardo, e finché hanno la maglia della Roma hanno tutto il mio sostegno, e sono delle critiche costruttive ma anche obiettive di quello che io penso. Se no allora battiamo le mani a tutti, ma alla fine del campionato arriviamo sesti, vi ricordo, quinti, sesti, settimi, non è che arriviamo primi e secondi, arriviamo quinti, sesti, settimi, quindi tanto campate in aria, poi le mie critiche evidentemente non sono, ma ciò non toglie che noi sosteniamo qualsiasi giocatore finché ha un comportamento professionale. Gini Wijnaldum nelle ultime partite dello scorso anno non ha avuto un comportamento professionale, perché nelle ultime partite è andato in campo veramente per fatto in favore e non aveva nessuna voglia di giocare a pallone, in particolare contro il Feyenoord, nel doppio confronto di Europa League, perché ha la sua squadra eccetera eccetera della serie, io poi in Olanda ci devo tornare eccetera.
Per cui, alla luce di tutto quello che sta succedendo, bisogna rivedere anche un po', riconsiderare, risoppesare, passatemi questo termine un po' particolare, il comportamento di Nemanja Matic, che è un grande professionista, eppure improvvisamente si è ammutinato, si è messo ad allenarsi da solo, fingendo l'infortunio per andarsene a Rennes, perché probabilmente Matic, ormai a fine carriera, aveva capito che ormai non c'era più trippa per gatti, che questa è una gabbia dei matti, che i fricchi non hanno intenzione di spendere più di tanto e che purtroppo qua più di tanto non si può fare. Avevamo fatto un miracolo lo scorso anno vincendo l'Europa League, ma si sa che i miracoli non è facile ripeterli. Avevamo compiuto un altro anche l'anno prima, infatti poi il miracolo non si è ripetuto l'anno dopo. E quindi lui probabilmente ha detto: io me ne vado a fare un paio d'anni in Francia, in un ambiente civile, dove c'è meno pressione che in Italia, una città come Roma. Giocare nella Roma, ragazzi, io credo che sia una delle cose più complicate di questo mondo a livello di calciatori professionisti, c'è una pressione fra giornali, media, tifosi che hanno delle giuste pretese, ma sono delle giuste pretese che nascono anche dall'astinenza forzata alla vittoria, che purtroppo ormai è diventata cronica, perché se no stanno a città del genere 20, oltre 20 anni senza vincere lo scudetto, perché noi non abbiamo avuto più quella valvola di sfogo di dire: sono 15 anni che non vinciamo niente, sono 20 anni che non vinciamo niente, però una volta finalmente avremmo vinto lo scudetto, mo per altri 20 anni non rompiamo più le scatole. Manca proprio quella valvola di sfogo che parzialmente abbiamo avuto con la Conference. Ma la Conference però non è lo scudetto, ragazzi, questo va detto. E non è neanche la Champions. Ben venga, benissimo, in bacheca aveva un trofeo, però questa è una formazione, una società che ha avuto dei giocatori talmente forti nella sua storia, a partire da Totti, che sinceramente se meritava qualcosa di più. Cioè, noi alla fine, nel 2017, 2016, 2018, ancora nella nostra squadra c'era gente come Alisson, Totti, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Rudiger, è arrivato Salah, c'era Dzeko. Ragazzi, ma questi sono giocatori forti, però siamo ancora qui ad aspettare. Quindi questa mancanza di valvola di sfogo tanto attesa, che spinge la gente ad abbonarsi a maggio, no, a giugno, a maggio, per tutto l'anno, a riempire sempre lo stadio, eccetera, eccetera, è proprio perché c'è questa attesa spasmodica, finalmente, di poter finalmente essere felici, di avere questa famosa gioia che non arriva mai. E infatti uno dei nostri, cioè Roma, AS Roma 1927, parliamoci chiaro, sotto si potrebbe mettere: ma è una gioia. Cioè, se io faccio una maglietta AS Roma 1927 sotto "ma è una gioia", raga, va a ruba, ve lo dico subito, va a ruba, perché è la sintesi perfetta di quello che siamo, proprio della nostra storia. Non si riesce mai a vincere una marcia, e se andiamo a prendere giocatori come Azmoun, poi ragazzi, non ce ne può neanche tanto lamentare. Quindi la notizia è questa oggi. Io sono allibito, sconcertato. È un giocatore, secondo me, da Salernitana, da Frosinone. Già Lecce ha problemi, già Lecce ha problemi ad Moon, quindi al Genoa avrebbe problemi, considerando gli attaccanti che ha oggi il Genoa. Non so se giocherebbe titolare, non credo che porterebbe via il posto a Retegui e a Gudmundsson e a Messias. Quindi io non so che dirvi, perché mi sembra che sia anche un atto di resa da parte di Tiago Pinto, che si deve rendere conto che ha fatto il suo tempo. Purtroppo lui è un inadeguato. Portiamo il passaggio dell'aereo, dell'elicottero che sia, è un elicottero, è un inadeguato. Purtroppo la colpa non è sua, ma di chi ce l'ha messo, e la colpa non è di Azmoun, ma di chi l'ha preso. Quindi è evidente che in questa società ci sono dei problemi. Io l'unica speranza che posso cullare ancora è quella che domattina ci dicono: sì, abbiamo preso Azmoun, però
ma prendiamo anche Lukaku. E Edmund lo facciamo crescere, vediamo un po' come è in panchina, gli facciamo fare qualche partita in Coppa Italia. Allora te posso anche seguire, perché in fin dei conti l'hai preso in prestito con modalità rocambolesca il 24 agosto. Ma se questo non avviene, siamo alla resa da parte di Tiago Pinto, che riconosce pubblicamente di essere un DS limitato, che non può fare il DS della Roma, ma io ne chiedo la rimozione, credo da oltre un anno, lo sapete bene, ho individuato perfettamente in lui il problema. E l'altro problema che deve emergere nella gestione di questa squadra, la società deve dire con molta chiarezza, invece di finire la giornata, qual è l'obiettivo stagionale. Perché se l'obiettivo stagionale è o deve essere allenarsi in campionato per vincere poi qualcosa, una Coppa Italia, una Coppa Europa, magari l'Europa League, tutte e due, provare tutte e due, basta dirlo. Vogliamo fare il Siviglia, il nuovo Siviglia che in campionato perde 4-2, come è successo l'altro giorno con l'Alavés, perché poi alla fine si concentra sulle coppe. Io a sto punto, vista la rosa nostra, la rosa di Napoli, Juventus, Inter, Milan, io ci sto, ragazzi. Se questa è la... Se invece voi mi dite, guardate, noi senza i soldi della Champions non si può giocare a calcio a Roma, allora io accetto pure questo. Tutto sul quarto posto, che non è facile per nulla senza rinforzi a gennaio, è impossibile. Però fateci capire di che morte dobbiamo morire, perché non si può neanche prendere per il culo una tifoseria che va allo stadio a riempire questo stadio, va in trasferta, va da tutte le parti. Beh, poi alla fine, a metà stagione, stiamo sempre a ripetere le stesse cose, ci ritroviamo tante sconfitte sul groppone, tanti dubbi, eccetera, eccetera. Tra l'altro oggi mi arriva la notizia che Renato Sanchez si è fermato in allenamento per un fastidio, un problema muscolare. Mi già una brutta notizia anche questa, perché Renato Sanchez a Verona ci serviva come il pane, perché ha poche caratteristiche. Spero, io mi auguro che sia stata una cosa precauzionale, ma non credo purtroppo. Perché a Verona serve, loro sono una squadra modesta, però giocano molto in velocità, sull'agonismo, quindi serve quello che fa un po' di filtro, ma nello stesso tempo che è bravo anche a ribaltare subito l'azione. Lui ha queste caratteristiche, è un giocatore che era perfetto per questa partita. Speriamo bene, non so che dirvi, ma sinceramente oggi è una giornata che non è semplice da digerire. Speriamo un qualche colpo di scena nei prossimi giorni, visto che comunque c'è tempo fino al 1 settembre, e capire meglio quale sarà il nostro destino. Ma io invito, rinnovo ancora l'invito a questa società, essere più chiari. Voi ci dovete dire molto chiaramente cosa volete fare della Roma a questo punto. Se la Roma la volete vendere, vendetela, ma ci sia chiarezza. Se volete fare parte, volete andare a divertirsi col Cannes, col golf, con tutte le altre attività del gruppo Frica, a me va benissimo. Basta che lo dite con chiarezza e cedete questa società a un gruppo che ha più disponibilità, perché mi sembra che il problema stia diventando questo. Noi non possiamo fare un calciomercato di parametri zeri, prestiti, opzioni, plusvalenze, cioè non si gioca a pallone con i parametri zeri, le plusvalenze e tutte queste storie qua. Si gioca con giocatori forti hanno un costo e vanno anche stipendiati con degli ottimi stipendi, perché sennò puoi mettere Mourinho, ci puoi mettere anche il mago di Oz in panchina, ma non, i risultati non arriveranno mai.